si fa sera. Professor Savonardo, un amico di cinematografo, Festival di Cannes, professoressa Orefice, il vostro punto a qualche giorno dalla chiusura, come avete sentito, poi sabato notte parleremo vincitori e vinti. Allora, professor Savonardo, professoressa sì, Orefice. Sono felice del successo, della presenza del cinema italiano a Cannes, in particolare Dogman di Garrone mi sembra veramente un capolavoro, almeno da quello che ho sentito, quello che ho visto e quello che ho letto, e credo che appunto al di là del fatto di cronaca sia molto importante, come del resto è nello stile di Garrone, l'approfondimento dei personaggi, la psiche dei personaggi, che sono inevitabilmente connessi ai contesti sociali e culturali che inevitabilmente vengono presentati, che esprimono malessere, disagio e quindi poi storie complesse come quelle di Dogman. Chiaramente ci tengo a dire che è girato in Campania e il ruolo della Film Commission Regione Campania è stato sicuramente rilevante, come in tutte le produzioni che in questi anni stanno in qualche modo caratterizzando il cinema italiano partendo dalla Campania, quindi sono felice di questo.